Quando la vettura passa alla stazione successiva, arriva la plancia da un'area di montaggio secondaria. Qua siamo nella confezione e preparazione plance, una parte fondamentale della vettura. Ogni 25 minuti la squadra invia le plance appena completate all'ultima postazione. In questa stazione prepariamo le parti per inserire la plancia. Quindi colleghiamo l'ultimo cavo per installarla all'interno. Il motore sviluppa 237 cavalli. Eppure è l'airbag in questa fase a rappresentare un pericolo. Per ricordare a tutti di stare attenti, il team ha trovato una soluzione molto semplice. Qui dentro ci sono elementi che sono esplosivi, possono esplodere. Quindi usiamo delle cassette militari per ricordare agli operai che è pericoloso. Alla postazione successiva è ora di montare le sospensioni, che comprendono i freni anteriori, fatti in alluminio per risparmiare altri 2 kg di peso. Adesso mi occupo del montaggio del carrozzamento gruppo sospensione anteriore della 400. Il team utilizza chiavi dinamometriche high-tech per essere sicuri che le tolleranze di montaggio siano esatte. La 4C monta vetri spessi solo 4 mm, più leggeri del 15% rispetto ai normali parabrezza. Posizionato il parabrezza in modo da centrarlo, cioè che profili esattamente con la scocca. A questo punto vanno rimontate le parti verniciate precedentemente rimosse. Qui assembliamo praticamente la maggior parte della vettura, mettiamo parafanghi, paraurti, porte, ruote, parte finale. Uno speciale RGV, un veicolo robotizzato, trasporta le portiere. È l'unico sistema automatizzato nella fabbrica, è l'unico ad avere un soprannome. Abbiamo chiamato il nostro RGV Emilio, perché è un robot automatizzato che trasporta le portiere e altre parti durante l'assemblaggio. Il montaggio delle portiere richiede una precisione assoluta. È l'inserimento del connettore. L'inserimento del connettore nella scocca, perché certe volte trovo degli ostacoli nell'inserimento. La macchina è quasi completa, mancano solo una o due stazioni. Un'altra ora. Quando la 4C esce finalmente dalla catena di montaggio sembra completa. In realtà il viaggio verso il concessionario è appena cominciato. Ogni 4C è sottoposta a un test drive di 40 km. Quando torna in fabbrica, l'auto va dritta nell'ultima postazione. Quando le vetture arrivano qui, hanno già passato la catena di montaggio e anche un test drive. Le auto sono riesaminate da revisori indipendenti, poi ancora testate su un banco di prova a rulli e in una cabina ad acqua. Almeno 100 persone avranno toccato la macchina prima che esca da qui. È una vettura molto complessa, anche se di piccole dimensioni. Ci sono davvero molti dettagli. Una delle sfide della 4C è che ci sono delle parti esposte che normalmente non sono estetiche nelle altre macchine. Quindi dobbiamo trattare con molta attenzione questi aspetti della macchina. Finalmente, dopo settimane di lavoro artigianale altamente specializzato, le 4C sono pronte per raggiungere i compratori in tutto il mondo. La 4C è importante perché segna il ritorno dell'Alfa Romeo, marchio di successo nato tanti anni fa che non aveva più prodotto auto del genere. Guardatela, è solo questo che conta, guardatela. Alcune di queste nuove macchine potrebbero arrivare fino in America, dove l'Alfa non vende auto da più di 20 anni. Importante per chiunque sia cresciuto ascoltando la storia delle auto sportive Alfa Romeo del passato. La 4C, in fondo, è un ritorno alle auto sportive di un'altra epoca. L'auto sportiva è da sempre considerata un giocattolo, un divertimento.
divertimento, per creare emozioni. Fin dal primo momento in cui sali su una 4C ti rendi conto che non è un'auto adatta a tutti. Oggi le auto sportive sono molto più focalizzate sulle performance, sui tempi e le velocità, sulle prestazioni. La 4C rappresenta un approccio da vecchia scuola. Chiaramente non è una macchina da usare per portare i bambini a scuola, sarebbe sprecata, sembrerebbe quasi ridicola. È la rappresentazione del meno c'è, meglio è per una macchina. Meno peso deve trasportare e più può andare veloce. Più si riesce a controllare, più diventa agile. La ricerca ossessiva della riduzione del peso ripaga in pista. Con il serbatoio pieno, il peso dell'auto è di soli 1200 kg. 138 kg in meno rispetto a una Porsche Cayman. Questo consente alla 4C un rapporto potenza-peso di un cavallo di forza motore ogni 5 kg. Pensate a qual era la concezione di supercar negli anni 80. Tutti volevano una testa rossa o una Lamborghini, macchine rumorose, scomode, gli interni non erano un granché, ma avevano questo rombo magnifico, erano veloci e bellissimi. Questa è la prima volta in cui una macchina così è alla portata di quasi tutti. La 4C passa da 0 a 100 km orari in appena 4,1 secondi. E raggiunge la velocità massima di 258 km all'ora. 200 cavalli sono tanti per un'auto che pesa così poco, è questo il vantaggio della scocca in carbonio. La 4C è leggera, non le serve un motore troppo potente con tanti cavalli per essere veloce. La velocità è solo una parte del suo fascino, così come il rombo, sorprendentemente grintoso. L'Alfa ha utilizzato il trucco più vecchio del mondo, in pratica non ha la marmitta, niente, zero. E la marmitta non è l'unica cosa che manca sulla 4C. Gli interni sono stati spogliati di qualsiasi elemento non necessario. Eliminare il non essenziale comprende il cambio manuale. Perché non c'è il cambio manuale? La risposta ufficiale dell'Alfa Romeo è che hanno concepito quest'auto come una macchina da Formula 1 che ha il cambio automatico al volante. Sinceramente è il difetto maggiore della 4C. Quest'auto con un motore aspirato e un cambio manuale sarebbe la supercar migliore del mondo. L'assenza di comfort è l'aspetto più evidente del desiderio dell'Alfa di limare via tutto il peso e i costi superflui dalla macchina. La verità è che entrando in una 4C si può pensare, oh, è la versione giocattolo della mia prima Ferrari. La 4C ha reso l'auto sportiva italiana più abbordabile e realizzabile per molte più persone. È un biglietto da visita per l'Italia e si gode appieno su strada. Guidarla su una strada di montagna è puro divertimento. Ha una manovrabilità eccezionale, sedili magnifici che ti abbracciano e appena ci sali sopra non vedi l'ora di trovare la strada più tortuosa con più curve. Guidare una 4C è facile, se paragonato alle difficoltà che ha avuto l'Alfa per contenere il prezzo. Io non so come sia possibile per l'Alfa costruire una macchina così e venderla a questo prezzo senza perdere soldi. Ma la pubblicità costa, si possono comprare spazi pubblicitari, pubblicità in TV. Oppure si può costruire una macchina che tutti ammirano e che tutti desiderano e rimetterci dei soldi. Anni di alti e bassi e false ripartenze hanno lasciato all'azienda una quota minima di mercato. L'Alfa Romeo non vuole essere un marchio di nicchia, vuole vendere berline, vuole vendere auto per famiglie. L'obiettivo della 4C è quello di ridare forma al futuro dell'Alfa Romeo. La 4C è destinata ad essere la punta di diamante del brand. Guardate, un Alfa Romeo è così, sensuale, sportiva, emozionante. I dirigenti delle case automobilistiche dicono tutti la stessa cosa. Possiamo sopravvivere solo vendendo 8 milioni di auto al giorno. Sbagliato. L'Alfa non ha mai venduto tanto. Come un vecchio vitigno da cui si cerca di produrre ottimo vino, così a volte è nelle difficoltà che si tira fuori il meglio. La cosa più eccitante della 4C è che esiste. Le macchine non vengono più fatte in questo modo. Sembra quasi che sia sfuggita all'occhio dei contabili. Thank you.
più di 110 anni l'Alfa Romeo ha combattuto per rimanere in attività e per conservare il suo prestigio. L'ultima rinascita è la diretta conseguenza di due uomini e di un sogno condiviso. Non credo che ci sarà un'altra generazione di 4C. Quella che vediamo ora è già il risultato finale. Potrebbero sempre sorprenderci e uscire con una nuova auto, ma credo abbiano cose più importanti a cui pensare. Un sogno da 50.000 euro, il cui successo o fallimento ora dipende dagli automobilisti di tutto il mondo. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso da quello che si vede di solito. Abbiamo provato a portare un'auto unica e le sue prestazioni ad un pubblico più ampio. Il piacere della guida non risiede nel tempo che ci vuole per passare da 0 a 100, è qualcosa di più complesso. I numeri servono solo per essere letti su una rivista, ma poi bisogna dare emozioni. Non è facile esprimerle con un numero, è qualcosa che devi provare sulla tua pelle.